Ti ringraziamo per essere qui. La nostra idea sarebbe quella, almeno per la prima parte del concerto, di farvi fare una passeggiata all'interno del repertorio della canzone napoletana con una piccola incursione nella canzone romanesca. Siccome lui è tenore e quindi ci ha capito il loro squillo, le cose, l'eroismo, la baldanza, fa quello, il tenore, no? Alfonso è più meditativo. Io so più un po' vecchio, capisci? No, allora, lui che è tenore fa le canzoni, quelle, come dire, d'impeto, ecco, capito? D'impeto, quelle lì dell'amore ancora possibile. Io invece provo quelle più meditative, ecco. Tipo questa, per esempio, eh? Regine, quando stiva puttita, non mangiava cappane e cerase, noi cantavamo vase e che vase, tu cantavi e chiagnivi per me, io cardilla cantava e diceva, Reginella, ovo bene a sturre. Aggio voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, mo non c'è mamma più, ma è vuota tu, distrattamente pensa a attorno a te, attorno a te. Il cuore canta sempre nota al corno, sposando me, iamme, iamme, coppe, iamme, ya, iamme, iamme, you
Alfonso Antoniazzi, Ciro Gamberoli, la band, la nostra band, Igor Barbaro, Giuliano Baldassi, Michele Villetti. Potenza della lira, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'erica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. Thank you.
abbiamo visti, li abbiamo ammirati sul palco, Black and White, in contrasto, in contrasto come voci, in contrasto come persone, uno spettacolo unico. Grazie. Il recital, grazie, di Antonio Poli e Alfonso Antoniozzi, finalmente ce lo siamo goduto. Finalmente, noi era tanto tempo che volevamo cantare insieme, ce l'abbiamo fatta, è stata una bella serata, il pubblico è stato molto caldo, molto molto caldo. Troppo forse, tanto perché il caldo, bello che sì, mentre sì, il concerto non era finito, il pubblico era in piedi, dice vabbè, ora se ne vanno, quindi facciamo l'applauso. Quando era finito, karaoke alla fine. Un amore sì, così grande, Granada, sì, dai, fate, salate. Ho soldato innamorato, sotto! Tutte facciamole! Facciamo tutto. Vabbè, questo vuol dire che ha funzionato. Dietro abbiamo Palazzo Farnese, perché il concerto si è svolto, che ricordiamo era il Festival di Voci e di Suoni a Caprarola, qua nel piazzale di Santa Teresa, una cosa tra l'altro bellissima, molto con bello, uno scenario alle spalle. Cioè, adesso lo vediamo, nel concerto no, però adesso ce lo godiamo pienamente. Caprarola, un posto che a questo punto vale per fare musica. Assolutamente, sì, loro hanno questo progetto della città della musica, lo stanno portando avanti con costanza, con coerenza, è un progetto lodevole e noi siamo felici di esserne state parte, no? E abbiamo tanti progetti per Caprarola, sicuramente abbiamo proposto anche un'opera insieme con, sì, la regia d'Alfonso. Ci piacerebbe molto. E si può sapere quale? Al momento no, perché uno poi la dice, poi dopo non si può fare, poi devi cambiare titolo, poi non trovi le scene, poi non trovi i costumi, però è comunque, diciamo che il prossimo appuntamento possibile potrebbe essere quando l'amministrazione è così gentile e così ben disposta. Vi giuro che anche per noi è una doppia gioia cantare, è fantastico, cosa che purtroppo non ritroviamo da altre parti. Sì, non è merce comune. No, infatti sì. Va bene, quindi sarà un piacere. Quindi il prossimo anno potrebbe essere già l'opera? Ma che ne sai, guarda, la vita, bisogna vedere se ci arriviamo l'anno prossimo. Vabbè, tanto per beh, con tutti i concerti, una serie di concerti così è dura. È stato un bel tour de force. Sì. Sì. Però era un soprattutto per il tenore giovane che deve sparare la cuti, No, ma io... Sì, vabbè, ma poi c'avevamo anche il comico. Il sollievo comico. No, la realtà è che è stato soprattutto un grande regalo per noi, perché noi volevamo cantare insieme da sempre. Non ce l'abbiamo fatta su un palcoscenico di opera, ma ce l'abbiamo fatta su un palcoscenico qua a Caprarola, e io spero tanto presto di farlo su un palcoscenico all'opera. E visto che siamo insieme qua, insieme Vai, o finisce sul palco oppure con una regia d'Alfonso, che sarebbe carino, anche, no? Anche molto interessante. Io voglio ringraziare Romolo Passini, possiamo ringraziare Romolo Passini? Grazie Romolo Passini. Ricordiamo perché la compagnia Teatro Popolare Liuzzi che organizzano questa rassegna. Appena gliel'abbiamo proposto, cioè appena lui ce l'ha proposto, appena noi ce lo siamo reciprocamente proposto, è stata veramente una cosa velocissima, abbiamo organizzato tutto. Sì, in sette giorni era fatto. E come avete visto, beh, sì, no? Diciamo che c'era gente, no? Dillo che c'era gente. Due o tre persone c'erano. Tanti da Viterbo, diciamolo. Ho visto tanti amici da Viterbo. È una bella cosa. Diciamolo che a Viterbo possiamo anche cantare, eh? Io l'ho detto. Ma lui, non subito, perché sbaglio parti. In attesa dell'opera, Antonio è pronto alla partenza, giusto? Sì, io sarò a Berlino per Don Giovanni, la Staatsoper. Poi debutterò Lucia, che ho avuto il piacere di studiare con Alfonso. La sala. Mi ha parlato di tutti i passaggi importanti, tutta la parte interpretativa è stata una cosa bellissima. E poi sono riuscito con l'accoppiata di Alfonso e il mio insegnante Romualdo Savastano spero a fare un grandissimo lavoro. Poi sono a Roma per il Così fan tutte, che debutto, poi sono a Palermo per Traviata, sono a Dresda che debutto con Tine. Tante cose. Giappone, sempre Traviata, l'anno prossimo è l'anno delle Traviate. Le Traviate, te le avevo detto, fa la Traviata, che è una pensione integrativa. È vero. Santa pace. E io invece ho le mie regie, si riparte. Noi la cavamo a fare una regia insieme. C'ho lo spettacolo che ha inaugurato il Festival di Martina Franca, che è la Grotta di Trofonio di Paesiello, che va al Teatrino di Corte del Teatro di San Carlo di Napoli, e quindi fa 8 recite lì, e quindi vado a riprendere l'allestimento. Dopodiché il turco in Italia per il circuito dei teatri lombardi, che è Pavia Como Brescia, Cremona. E l'inaugurazione del Reggio di Parma con l'Anna Bolena. C'ho 3 regie una dopo l'altra. Ecco, talenti di casa che ci volano via, no, di nuovo, ma tornano. La residenza ce l'ho qui. Noi siamo sempre a mangiare il panino con la porchetta a Bagnaia, a mezzogiorno e mezzo, se volete. La birretta, chi vuole venire su, stiamo lì noi. Esatto. Perfetto, allora domani controllo, domani vengo a vedere. Domani ancora forse dormiamo dopo una serata così, ma da dopo domani. Vi ringrazio, grazie, la tutoria vi ringrazia per la serata. Buonanotte a tutti. Se la godranno un po', perché prima qualche pezzettino lo doniamo. Grazie di tutto. Ciao. Grazie.